300 realtà del terzo settore chiamate a raccolta per una 3 giorni che ha avviato il tavolo di concertazione e coprogrammazione fra le associazioni di volontariato e la pubblica amministrazione, che servirà ad avere un quadro preciso delle emergenze e propedeutico poi ad indirizzare i fondi a disposizione delle politiche sociali e di quelle giovanili. Sono 5 tavoli di confronto: responsabilità familiare, prima infanzia, minori e adolescenti, terza età di invecchiamento attivo, disabilità con autosufficienza ed autismo, giovani e innovazione sociale. Sociale e contrasto alla povertà e immigrazione, per cercare di dare risposte alle nuove povertà già cresciute durante la pandemia ed incrementate dagli effetti della guerra in Ucraina. Le famiglie e i bisognosi hanno bisogno di atti veri per poter vivere con meno drammaticità una quotidianità che è stata acuita nelle difficoltà ancor più dai problemi della guerra contro l'Ucraina. Avete un'idea di quanti sono le famiglie salernitane che stanno in difficoltà? Sono in aumento continuo, perché prima c'erano soltanto i meno abbienti. Lentamente siamo arrivati anche a famiglie che prima sembravano famiglie che potevano superare i problemi mensili. Oggi con il caro vita anche queste famiglie si recano presso i centri di accoglienza. E quindi a Salerno parliamo di qualche migliaio almeno.